stato sulla strada, ho Con quasi anche la vita 9.600 in preferenze, Domenico Pettinari è il candidato politici, consigliere più votato in Abruzzo. Nonostante il risultato deludente del Movimento 5 Stelle alle regionali, il consigliere uscente, pentastellato, è riuscito a salire sul podio più alto come il più votato dai corregionali. 9.600 preferenze, sono molto soddisfatto di questo risultato. Il Movimento 5 Stelle ha tenuto bene perché noi abbiamo confermato la percentuale di 5 anni fa. Gli abruzzesi ci hanno rimandato in opposizione, vorrà dire che faremo un'opposizione dura, determinata, non faremo sconti a nessuno, soprattutto a questa amministrazione regionale, saremo le sentinelle del denaro pubblico e perseguiremo sempre gli interessi generali e collettivi della nostra terra e dei nostri abruzzesi. Sento una grande responsabilità sopra le spalle, perché 9.600 persone che hanno scritto il nome o nome vuol dire che quelle persone hanno creduto fortemente in me, nel Movimento 5 Stelle, noi non le denuderemo. Siamo una squadra, continueremo a combattere senza fare sconti a nessuno. Lei ha scelto però di fare un passo indietro e di non, come dire, mettere in gioco la sua candidatura alla presidenza della regione. Io ritengo che noi siamo una formidabile squadra, una bella squadra e gli abruzzesi hanno deciso di metterci in opposizione, rispettiamo il voto degli abruzzesi e ripeto, siamo molto bravi anche a fare opposizione e grazie alla nostra opposizione sono state fatte tante cose e abbiamo evitato tanti sprechi e tante, possiamo dire, così sprechi di denaro pubblico a danno dei cittadini abruzzesi. Da dove ricomincia Pettinari? Dalla strada, non ho mai smesso di combattere, sono sempre stato sulla strada, ho rischiato anche la vita nella lotta contro la criminalità nei quartieri periferici, tra la gente, con la gente sempre in mezzo alla mia gente. A Legnini e soprattutto al nuovo presidente della regione cosa vuole dire? Io mi auguro che si faccia del bene per la collettività abruzzese, per me la continuità, centrodestra e centrosinistra sono due facce della stessa medaglia, non cambierà nulla, ne sono certo perché conosco bene queste coalizioni, sono accozzaglie di partiti, poi una lotta sleale, noi siamo 29 contro 250, qualunque partita di calcio 29 contro 250 è quasi impossibile vincere. Senta, sappiamo tutto di Pettinari dal punto di vista politico, ma forse in pochi sanno che lei è un violinista provetto. Sì, ho iniziato a studiare a 6 anni e ho fatto anche violinista professionista, sì, poi ho abbandonato un po' la musica per l'altra attività, io sono stato responsabile in una grande organizzazione anti-racket e anti-usura a tutela dei diritti del cittadino, però il violino è rimasto nel mio cuore. Per concludere, che musica si prospetta per l'Abruzzo con questa presidenza? Ma purtroppo non una buona musica perché il centrodestra ha già governato la regione Abruzzo, già lo abbiamo visto al governo e noi lo abbiamo bocciato sotto tutti gli aspetti, quindi non una buona musica.